amiche e amici di YouTube, mi trovo fuori casa, sto facendo la spesa come potete vedere, appena posto caricherò altri video. Sono uscito a fare la spesa in questo centro maggioritario, ma non si trova niente, c'è di tutto come potete vedere dietro di me e attorno a me. Ma non si trova nulla. Grazie per seguirmi in YouTube, Vimeo, Dailymotion. Ultimamente YouTube mi dà dei problemi perché io mi sono messo a cantare una canzone ma non ho chiesto i diritti d'autore. Forse passerò definitivamente e unicamente a Dailymotion, dato che in video Vimeo e quasi nessuno mi segue. Adesso continuo a fare la stessa, a prendere queste due cose che posso trovare qua, poi vado a casa ed edito questo video. Dicevo che in video non mi segue quasi nessuno, in Dailymotion sì, e in YouTube anche, però mi danno dei problemi, mi metto a cantare qualcosa e mi reclamano i diritti d'autore per una canzone che ho cantato io. Beh, vedrò quello che posso fare. Arrivederci e grazie per seguirmi in YouTube e Spreaker. Ciao. Cari amici, sto facendo la spesa, al più presto carico questo video in YouTube, grazie per seguirmi in tanti, però forse me ne andrò da YouTube, ogni volta che canticchio una canzone mi chiedono per i diritti d'autore, forse me ne andrò definitivamente a Vimeo, però forse meglio Dailymotion, perché a Vimeo quasi nessuno mi segue, invece a Dailymotion sì. Perché a Dailymotion non mi scocciano ogni volta con i diritti d'autore quando io compongo una musica e la canto che me la invento io. Beh, sto facendo la spesa in questo negozio maggiorista che sta pieno di cose ma è del tutto carente di quello che mi serve a me. Vi saluto a tutte e tutti, grazie per seguirmi in YouTube Dailymotion e Vimeo nel mio canale Sant'Enchan. Al più presto vi farò sapere delle notizie. Ciao. Io continuo a fare... YouTube c'ha questo inconveniente, che ti scoccia con i diritti d'autore anche quando magari per un problema tecnico il tuo microfono trasmette la voce distorta oppure stai canticchiando per conto tuo. Qualsiasi rumore viene registrato come musica e ti chiedono se c'hai un contratto in una cassa discografica. E invece questo non succede in Dailymotion. Quindi mi fanno proprio arrabbiare a volte quelli di YouTube. Forse deciderò andare direttamente a Dailymotion a mettere i miei video. Beh, come vedete sto facendo la spesa. Pieno di tutto, ma niente che mi serva. Tutti prodotti cattivi. Beh, grazie per seguirmi.